Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sto tornando a Roma da Napoli. Il videoclip è stato fatto e niente, adesso sto tornando. E la cosa più importante, ragazzi, è che non si molla un cazzo. Oggi ho fatto un solo video, però ve ne porterò tre come sempre, almeno dei 3-4 ogni giorno. E il secondo video di oggi parlerà di Lautaro. Lautaro, sì signore mio, vedrete questo video intorno alle 20:40, 20:45. Oggi, ragazzi, si è parlato fortemente di un interesse da parte del Barcellona per Lautaro Martinez. La cifra di cui si è parlato si aggirerebbe intorno ai 110 milioni di euro. Una cifra che secondo me permetterebbe all'Inter di impacchettarlo, lasciandogli magari fuori le braccia, così che possa muoverle senza che gli si addormentino, e un buchino per respirare, e poi cedere Lautaro, perché ragazzi 110 milioni di euro è una cifra, a mio modo di vedere, spropositata per il valore. Ma poi che cazzo di luce c'ho in faccia? Ma che è? Sembro un Simpson. Per il valore del giocatore, anche perché ragazzi è vero che ha fatto molto bene a Milano quando gli è stato dato spazio, perché poi gli è stato dato poco spazio con la presenza ingombrante di Mauro Icardi, anche se poi Icardi insomma ha avuto dei problemi nel girone di ritorno, è stato messo fuori squadra. Quando Lautaro ha avuto le occasioni per dimostrare di essere un ottimo giocatore, lo ha dimostrato. Si erano fatte un po' di c'erano un po' di pregiudizi sul suo conto, perché poi si diceva, dopo Gabigol si diceva, ecco un altro pacco alla Gabigol. Voi mi direte, certo sì, però chi aveva visto giocare Lautaro sapeva di che cosa parlassimo. Si dice parlassimo, cazzo, parlassimo, che verbo strano. Però ragazzi, è vero, però anche chi ha visto giocare Gabigol sapeva di che giocatore parlassimo. Cioè era un gran bel giocatore, si era fatto vedere alle Olimpiadi, si era fatto vedere in Brasile. Ovviamente poi l'arrivo in Italia ha cambiato un po' le carte in tavola. Invece Lautaro ha dimostrato di essere un signor giocatore, il giocatore che secondo me dovrebbe essere il centro dell'attacco dell'Inter della prossima stagione. Però raga, va detto che per me è una notizia fake da prezzo gonfiato, perché 110 milioni in questo momento di centravanti puri in Italia, a parte che Lautaro non è un centravanti puro ma è una mezza seconda punta, comunque di centravanti in Italia ne valgono pochi, se non c'è Duvan che fa i sfracelli, per me più di 50-55 non lo paghi. Eppure in Coppa America sta facendo le buche per terra con la terza gamba, quindi insomma, cosa ridi tu? Ah, no, pensavo di te, ogni volta ridi nei miei video, che fatto? È starnutito, che fatto? Ma poi mi danno il copyright. Tu lo cederesti Lautaro? Madonna, io lo porto in triciclo. Ma non hai paura che comunque, rivoluzionando di nuovo in attacco, l'Inter potrebbe avere dei problemi, anche perché deve rifare un po' il centrocampo? Anche Lautaro le ha giocate tutte, è un punto inamovibile. Sarà il punto fermo dell'Inter dell'anno prossimo, perché Icardi potrebbe andare via. Quindi tu lo cederesti? Sarebbe un rischio troppo grosso non cederlo in questo momento. Io comunque penso che la cifra sia molto gonfiata, cioè io penso che in questo momento, diciamo che potrebbe arrivare al massimo una settantina, e comunque io lo cederei a quelle cifre. Sì. Così come, mi dispiace dirlo, perché poi potrebbe essere il futuro del nostro calcio, non nazionale ma da campionato, Fabian per 60 per me va ceduto. Cioè per me Fabian a 60 lo cedi. In questo modo prendi magari Trigueiros, che è una sua brutta copia, a 30 milioni. Non è che sta parlando anche di squadre che non sono la Juventus e che hanno bisogno di soldi. Cioè, nel senso, se fossero della Juventus non partirebbero mai da queste cifre, perché la Juventus non ha bisogno di monetizzare, è tutto lì. C'è il Napoli, io non lo so chi parte, non ho informazioni su questo, però io penso che un pezzo grosso parte. Se dovessero arrivare Manolassi e Ames un pezzo, o anche Manolassi e Lozano, un pezzo grosso parte. Quindi cioè tanti piccoli. Sì, tanti piccoli, però il Napoli c'è una rosa molto corta, no, cioè a centrocampo ce n'ha due, per dirti. Sì, lo so, però tu devi pensare che giocatori sacrificabili ci stanno Diawara, Rock, Tonelli, Inglese, Verdi. No, però sì, però allora tu metti che li sacrifichi tutti, ok? E ci fai un bel gruzzoletto, poi ti rimane una rosa però da 16 persone, cioè tu comunque ci devi riarrivare a 23 giocatori, quindi a meno che non metti Primavera dentro, ma poi c'è una rosa troppo corta per tre composizioni, ti vendi Verdi e ci fai una ventina di milioni di Verdi. Inglese ce ne fai una ventina, Diawara ce ne fai 15, stava a 55. Isai se ne va e già abbiamo già preso Di Lorenzo. Ok, ma Isai quanto ci fai? Madonna, 25 non lo so che ti dà, 20. No, Isai te ne dà 25. Vabbè, pure 20. Ma 75 stai? Sei a 75, quindi 30 milioni della Champions. Non
metterli quelli? Servono per risanare il bilancio ogni anno. 75, ma non è il discorso dei 70, io ti posso pure dire, vedete pure c'è 105, ok? Ah. E dici, bene, allora spendo 50 per Ames, 30 per Manolas. Il problema è che poi c'hai, il centrocampo c'è solo all'anno. E quindi devi comprarne almeno se vuole giocare a 3, se vuole giocare a 3, se vuole giocare a 4 no. Poi vuole giocare a 3, almeno 5 te ne servono. Almeno altri 5. Se vuoi giocare a 4 te ne servono almeno altri 3 e poi c'hai le due ali anche per, però anche lì. A sinistra c'hai Fabian e Zielinski. A destra c'è Gaglion e perché Verdi l'ha fatto partire. Cioè che lì devi prendere un'altra. Ames può fare tutto. Ames può fare tutto. Se giochi a 4 giochi col 4-4-2, a destra ci sta Ames. Basso, allo alto. Alto. Cioè, non ci stava a pensare a difesa a 3, stava a pensare a 3-4-3. Pensavo basso a livello di centrocampo. No, ma ci sta come ragionamento. Pure l'Inter, no, parliamo dell'Inter, che anche perché la gente ha aperto subito per l'Inter, poi mi picchiano. Vende, mettiamo, ecco, io regà, Lautaro per me perché a 110 milioni deve andare. Madonna, ce n'ha da i. Cioè, allora, se n'ha da i. Il discorso è che l'Inter a centrocampo ha dei problemi palesi. Perché per quanto si voglia parlare, allora Brozovic è un ottimo giocatore, penso che possa farlo il titolare sulla mediana, Brozovic. Però poi Vesino può fare il titolare se ambisce a vincere lo scudetto. Perché raga, voi direte, ma l'Inter non è ai livelli di Juve e Napoli, ok. Poi non lo so, sul Napoli ne parleremo in un altro video, sulla Juventus non è a livello. Però se arriva Conte è per vincere lo scudetto, io lo dico chiaro e tondo, con la squadra più scarsa, sì, ma è per vincere lo scudetto. Quindi farà una squadra compatta e cercherà di vincere lo scudetto. Vesino non ti fa vincere lo scudetto. È un giocatore che puoi tenere in rosa, perché è un giocatore che metterebbe sempre la cinta. È un panchino, ma anche un vice, c'è cioè uno che subentra, un gregario. Allora, stavo dicendo, mi si è interrotto tutto, stavo dicendo Gianlu. Vesino è un ottimo giocatore che può subentrare, che può aiutare la causa, ma rimane quello. Borja Valero pare torni alla Fiorentina, ma comunque ora non dico che è finito, si può dire anche che non è finito. No, però comunque all'Inter ha fatto veramente poco. Chi c'è poi? Dimmi agli altri centrocampisti perché mi picchiano. Vesino, Brozovic, Joao Mario che andrà a morire, Nainggolan che non lo so che fine fa. Joao Mario l'hanno via per 30 milioni. Cioè ti rendo conto che noi vendiamo i giocatori come se fossero noccioline e loro riescono a monitorare con Giovanni. Comunque a parte tutti questi centrocampisti, perché poi l'Inter di centrocampisti comunque ne ha, perché non è che è scarsa. Come numero ne ha però. Come numero ne ha, dovrà comunque prendere giocatori qualitativamente validi. Quindi per me un'eventuale cessione di Lautaro aiuterebbe. Poi ti ripeto, ma che cazzo c'è qui? Cos'è? Cosa sta succedendo? C'è un incendio? No, questo è un incendio. Ah, incendi programmati, ho detto siamo fuoco, sì, oggi è 8, sì. No, perché dopo di ok, e la polizia. No, vabbè, a parte gli iscritti, stiamo andando tutti nei nostri limiti di velocità, quindi. Vi stavo dicendo, no, è vero, se no mi fanno la multa, c'è sta l'autovelox, che minchia ridete. Vabbè, guarda che bello, comunque, stavo dicendo, Lautaro è un ottimo giocatore. Va però calcolato giallo se parte i cardi. Perché ti dico, se parte. Ho capito, ma se parte i cardi a 100. No, parte a 100. Parte a 90? Neanche. Sì, a 40. Partirà a 70. Ma 70? 70 non è tanto. Partirà a 70. 70. Vabbè, partirà a 70. Poi vendi Lautaro a 70. 80, 90. Che cazzo ci fa? Cioè, alla fine ti basta cedere Icardi. Prendi un vice Icardi. Cioè, prendi un vice Lautaro. C'è il titolare. Però là c'hai il titolare. C'hai Verisi, c'è comunque la mia prima. Ok. Politano rimane. Che gli dà va via. L'Inter sì, deve rifare proprio, ragazzi, davanti. C'hai tre posizioni che non hanno un titolare, perché per me Politano non è un titolare. Politano è un titolare, secondo me è un ottimo giocatore Politano, mi piace tanto, può fare il titolare, tra l'altro anche perché Keita l'hai perso, cioè non lo riscatti. Candreva è morto e non se ne è accorto, glielo diranno tra qualche settimana. Perisic se ne andrà probabilmente, Lautaro non lo so, dipende da questa offerta mega astronomica. Boh, Icardi andrà via, arriva. Probabilmente arriva Dzeko. Boh, non lo so. Comunque ragazzi, detto questo, io vi dico che siamo stati a Napoli 3 giorni, perché abbiamo registrato il videoclip. Se volete sapere di che cosa sto parlando citando il videoclip, vi invito a seguirmi su Instagram, dove mi chiamo Simone Sequolf _official. E lì metto tutte le informazioni, ne metto una palese al giorno e poi metto un'indiscrezione nel canale Telegram, dove trovate il link del canale Telegram, vabbè, in descrizione, ve lo lascio in descrizione, vedete, lo trovate su
su Instagram, no, lo trovi, lo lascio qui sotto in descrizione. Quindi mi raccomando, fate un salto qui sotto, tante novità molto presto. Se riesco stasera vi carico un ulteriore video, non lo so se riesco. Adesso regà, devo stare perché c'ho un mal di gola pazzesco per colpa dell'aria condizionata, che ci fa sprecare anche tanti soldini per la benzina. Comunque, giusto per, che siamo qua, io non ho ancora trovato come si chiama Gianluca per fermarci? Un autogrill, perché ho sete. Vabbè, comunque allora non gli interessava. Fateci sapere la vostra, mi raccomando, con un commento qua sotto. Iscrivetevi al canale, quando non l'avete ancora fatta. Ma secondo te, no? Se uno qui accosta e fa pipì contro il guardrail, se mi vedete accostato, faccio pipì. Non sono malintenzionato, non preoccupatevi. Ma signora!